Ciao amici, siamo qui all'aeroporto di Tokyo Haneda e stiamo per andare a Rishiri, che è un'isola nella parte più a nord dell'Hokkaido. Sarà una 3 giorni di passeggiate, di mare, di montagna, di albe, di tramonti, di stelle e speriamo di trovare bel tempo soprattutto. Intanto sigla! Abbiamo mangiato, ci aspettiamo l'aereo per Rishiri. Il viaggio prosegue. Il tempo non è dei migliori finora. Stasera, se il tempo si sistema, vado a fare le foto delle stelle. Vediamo. Miyuki domani andrà a fare una scarpinata di 9 ore sul monte Rishiri, che è alto 1710 metri più o meno. 1721. Vabbè, si è allenata per tanti mesi solo per questa vacanza, per fare la super escursione. Io andrò in giro per fare foto, video del mare, del lago. C'è un laghetto qua vicino. Vorrei fare foto con le montagne riflesse, dell'alba sul mare, dell'alba in montagna. Vediamo. Questo è il monte Rishiri e domani Miyuki lo scalerà. E insomma, al momento piove, maledizione. Vabbè, adesso Miyuki sta facendo la doccia, poi c'è la cena. Io stanotte volevo fare la foto delle stelle. Prima cena a Rishiri. Adesso vi mostro cosa mangeremo. Iniziamo con Mozuku, che è un tipo di alghe. Buona, dolce. Mozuku, buono.
giapponese buon appetito si dice itadakimasu. Itadakimasu. Conchiglia. Questa non so se mi piace, di solito non è un po' viscida. Sa molto di mare. Un po' gommosa. Mangi tu? Prossimo il riccio. Riccio di mare. Anche questo. Questo? Tipo di bafu. Bafun. Io qui lo adoro, ma io, a me non piace tanto. Io lascio anche questo. Mi faccio la bocca con... cos'è? Sembra una carota gigante. Infatti è una carota. Carota affumicata. Siamo al pesce. Questo è sicuramente buono perché pesce alla griglia. Guarda come fuma. Riso coi ricci. Questa è una zuppa di granchi e gamberi. Questo è il gambero. C'è il granchio. Tofu. Funghi. Riso con i ricci viene cotto in questo modo, praticamente si aggiunge la salsa di soia, il fuoco è abbastanza alto e diventa tutta croccante e compatta, un po' attaccaticcia. Hokkoge. Adesso assaggiamo la zuppa con il granchio, il gambero, funghi, cavolo cinese, miso, tofu e cappesanta. C'è una cappesanta, non era carne di maiale, era una cappesanta. Passiamo al granchio.
paghiamo con il gambero. Sempre buono. E alla fine il dessert. Gelatina di caffè. Sì, questa non è questa gran cosa, però è buona. Ciao, poveri! Ovviamente scherzo. Ho approfittato del fatto che non ci fosse nessuno in questo momento per fare un video dalla onsen. Come vedete il vetro è aperto. Qui c'è un po' di frescolino che arriva da dietro, però si sta troppo bene. Troppo rilassante. Da provare.